Ben ritrovati, gentili ascoltatori di Sites Web Network, in studio a Pianeta Oggi TV Online, Massimo Bonella. Dunque, diamo uno sguardo ad alcune notizie e alla rassegna stampa di Ecomondo 2000. Abbiamo una notizia che ci è giunta da poco: è ripresa regolarmente la circolazione nel tunnel sotto la Manica dopo un focolaio di incendio scoppiato ieri su una navetta che trasportava camion. Lo riferisce su web la società di gestione, l'Eurotunnel. Era rimasto paralizzato per diverse ore con l'interruzione del traffico ferroviario tra Parigi e Londra. Il rogo, sviluppatosi alla fine del tratto francese del tunnel lungo 50 km di circa 39 sotto il mare, non ha causato feriti ma forti disagi ai viaggiatori. Dunque, veniamo al viaggio del Papa. Ogni bambino venga accolto come un dono, così Papa Francesco alla messa al Richard Park a Manila davanti a quasi 6 milioni di persone, un dato record. Il pontefice ha parlato della famiglia e dell'importanza di aiutare i giovani a non perdersi per la strada. Francesco ha esaltato la figura di Gesù Bambino, molto venerata nelle Filippine. Nella sua ultima omelia, nel più grande paese cattolico in Asia, il Papa torna a criticare la corruzione, il conformismo, gli attacchi alla famiglia, la società moderna che ha stravolto la natura. Decine di migliaia di persone hanno atteso il Papa per ore sotto la pioggia. Dunque, diamo ora uno sguardo alla rassegna stampa, alle testate dove noi praticamente estrapoliamo delle interviste, facciamo informazione, collaboriamo assieme. Iniziamo subito con la legalità e quindi mi riferisco adesso ad antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere. Testata giornalistica antimafia diretta da Giorgio Bongiovanni. Dunque, vediamo di dare un'occhiata ai principali articoli che sono nella homepage. Iniziamo con il caso Manca, la teoria del medio drogato contro l'evidenza dei fatti di Miriam Cucu, procuratore e PM di Viterbo davanti a Commissione Antimafia, non operò Provenzano. Questo è quanto è emerso. Proseguiamo con il prossimo articolo della homepage di antimafia2000.com. Dunque, Procura di Palermo, Lari e Lofforte hanno ricorso contro Lovoi. Di Miriam Cucu, la richiesta al TAR si annulli la nomina del nuovo procuratore. Poi ancora, Borsellino Quater. Lo verso, Provenzano mi parlò di Ilardo, di Aaron Pettinari. Poi ancora un altro articolo molto interessante, Avanti un altro, di Saverio Lodato. Poi, omicidio dunque, i libellisti, penne calamari al servizio del re, di Giorgio Bongiovanni, Jesus George, di Saverio Lodato. Poi, verso il caso Manca, conservo una statuetta che potrebbe fare luce su questo. Poi ancora, Taormina, Manino temeva per la sua vita. Dunque, omicidio Alfano, tra misteri e dubbi irrisolti la pista. Mi è sfuggito adesso il titolo, vediamo se riusciamo a riprenderlo perché è molto importante questo articolo. Adesso, appena lo riabbiamo qui, dunque, ve lo diciamo subito. Lo riprendiamo con queste nuove tecnologie. Bisogna anche, come dire, saperci andare d'accordo. Niente, non viene fuori, perfetto, andiamo avanti allora. Per quanto riguarda la rubrica delle opinioni, abbiamo Non rimpiangerò Napolitano di Antonio Ingroia, poi Le mafie e i nostri alimenti di Nicola Tranfaglia, caso Manca Ingroia, il procuratore di Viterbo non sa di cosa parla. Vediamo se abbiamo altre cose da segnalarvi di
rilievo qui nella homepage di antimafia2000.com. Sì, Marco Travaglio, l'attacco di Napolitano. Giorgio ha difeso i poteri finanziari di Luca Rocca. Poi Massimo Ciancimino, mio padre sapeva, voleva denunciare, glielo hanno impedito di Massimo Ciancimino. Poi ancora lettera a un galantuomo siciliano, Paolo Borsellino di Pippo Giordano. Poi nella rubrica di Terzo Millennio abbiamo solidali con la stampa libera, altre vignette blasfeme. Questo è di Pino Cabras. Poi quanti sono i bambini soldato nel mondo di Cristina Darold? La farsa dell'11 settembre francese di Gabriele Sannino. Poi alternativa, Pandora TV, c'è un'altra rubrica ancora. Mettiamo in evidenza Giulietto Chiesa, i misteri di Parigi. Tratto da Megachip Globalist, e quindi questa è una produzione esclusiva di Pandora TV, l'analisi di Giulietto Chiesa sul significato geopolitico degli attentati a Parigi. Quindi per tutte poi le altre informazioni vi suggerisco di entrare nella homepage di pandoratv.it, diretta, lo ripeto, diretta e lo sottolineo, da Giulietto Chiesa. Noi appunto ci interessa fare riferimento ogni tanto su questa emittente online, questa nuova emittente online da Roma, proprio perché è diretta da Giulietto Chiesa, che noi spesso lo intervistiamo perché è una persona che a nostro avviso dice la verità per quanto riguarda la politica estera, su cosa sta succedendo all'interno dello scacchiere internazionale. Poi abbiamo naturalmente da non dimenticare tutte le ultime notizie per quanto riguarda la morte di un giusto, e mi riferisco all'assassinio di Pablo Medina, che è stato ucciso dalla narcopolitica in Paraguay. Lui era un nostro amico, collaboratore di Antimafia 2000, collega giornalista, e quindi qui circa taglio medio della homepage di antimafia2000.com potrete trovare tutte le ultime news. Bene, andiamo avanti, lasciamo qui antimafia2000.com. Ecco, come sapete, il direttore di questa testata è anche noto a livello mondiale per una, come dire, a dir poco forte esperienza spirituale che sta portando avanti a livello mondiale, cioè che è noto in tutto il mondo perché lui è stigmatizzato, in poche parole, con ampia documentazione che va a certificare queste stimmate che il sottoscritto ha visto più volte, e anche molti ascoltatori e telespettatori, perché gran parte di queste analisi sono state anche trasmesse, perché appunto noi non è che facciamo vedere che questa persona si mette un acido sulla mano e viene fuori la stimmata, perché basta chiamare anche un qualsiasi medico di base e può vedere che è una sostanza, diciamo, esterna al suo corpo, che è una sostanza chimica, insomma. Ecco, qui c'è veramente da riflettere su questo caso, perché è un personaggio che sta dicendo anche lui, come Giulietto Chiesa, delle verità a livello proprio planetario, molto documentato, molto preparato. Tiene personaggio pubblico che tiene conferenze in tutto il mondo praticamente, e qui in Italia si è preso questo incarico di dare un contributo alla lotta contro questo cancro mafia, visto come no, una diciamo criminalità organizzata, ma ben altro, un qualcosa che purtroppo sta ramificando a livello internazionale, e che lui giustamente addita anche, come si dice, il demonio. Ecco, quindi a noi ci interessa perché è una persona che è concreta, che oltre, diciamo, ad avere questa sua esperienza che fa pensare, questa esperienza spirituale, come dicevo pochi secondi fa, ma sa anche dare dei frutti verso gli ascoltatori, verso i telespettatori, verso insomma la popolazione, e quindi sta operando in maniera concreta, con non poche difficoltà. Quindi è una persona che si impegna nel sociale, quindi nelle conferenze, quando invita a noi di far qualcosa per cercare di contribuire alla soluzione dei problemi di questo mondo, perché solo insieme si può fare qualcosa. Lui è il primo che dà esempio. Questo gli va veramente tutta la nostra stima
Assolutamente. E quindi diamo uno sguardo anche al suo sito che riguarda la sua diciamo, parte più personale, cioè appunto le stimmate. Abbiamo il sito giorgiobongiovanni.it, perché sulla rete di nefandezze contro questa persona se ne sono lette tante e soprattutto prive di completo fondamento, solo pura diffamazione. Noi qui abbiamo invece potuto vedere delle documentazioni e, come dicevo prima, delle azioni concrete verso la società, verso la tutela della società, che è quello che poi alla fine noi ci interessa e quindi ne diamo informazione, ovviamente, essendo un mezzo stampa. Allora, diciamo, in taglio primo abbiamo così un messaggio, una riflessione, dove il Cristo parla al cuore dei giovani, al cuore dei giovani che sono pronti a servire la verità. E quindi dà anche, come dire, un messaggio ai giovani di questo mondo per come poter reagire anche di fronte a questo sistema ingannatore che appunto non dà speranza. Molti giovani infatti sono alla deriva proprio perché si trovano in una situazione di questo tipo che non ti permette di vivere in modo sano, in modo da poter realizzare qualcosa, ecco. E quindi ci sono i problemi. Ci sono dei problemi e su questo messaggio, questa riflessione, si cerca di dare come si può dire, di incoraggiare i giovani e di dargli e di fare un po' di chiaro, un po' di chiarezza, un po' di luce nel loro percorso, un percorso che è quello, il più sano da intraprendere. Quindi leggete, ecco, queste cose qui, giorgiobongiovanni.it, perché merita, perché probabilmente, insomma, può dare un aiuto a vedere un po' meglio qualche soluzione, qualche speranza per affrontare questo mondo fatto da criminali, perché basti pensare, insomma, a parte il fatto che il lavoro non ce n'è, uno non riesce a sistemarsi, a organizzarsi per la vita, ma ogni 4-5 secondi muore un bambino di fame, tutto il pianeta è inquinato, la gente si ammala senza poi alla fine nemmeno sapere perché, sono tutte queste situazioni qui. E quindi voglio dire, se questo non è un sistema criminale, allora non lo so. Dunque, proseguiamo. Abbiamo poi lacrime sul volto della Madonnina, qui sono segni celesti dove probabilmente fanno capire che qui qualcosa non funziona tanto bene. Probabilmente dall'alto ci vogliono comunicare qualche messaggio, farci capire che le cose non vanno nel modo giusto. E quindi il sito prosegue con altre informazioni, si parla andando poi anche all'interno dei famosi crop circle, questi disegni che nessuno mai è riuscito a imitare, che li vediamo nei campi di grano, nei campi di orzo, insomma, i pittogrammi, crop circle, cerchi nel grano, chiamateli come volete, per quanto hanno cercato di imitarli, non nessuno è mai riuscito. E questa è la verità, in effetti. E poi si parla del terzo messaggio di Fatima, si parla di ufologia, che altri esseri visitano il nostro pianeta e sono preoccupati perché è completamente, come ho detto prima, inquinato, un pianeta martoriato, e quindi c'è tutto un ragionamento spirituale che è da prendere in considerazione, perché credo che l'unico futuro che abbiamo davanti, molto probabilmente, sono queste informazioni. Perché se noi dobbiamo appoggiarsi, dare fiducia, ad esempio, alla politica, non solo italiana, che per carità, ma peggio che peggio, ma anche a livello internazionale, guardate cosa sta succedendo in giro, si parla anche, ogni tanto sento, di terza guerra, di instabilità, eccetera. Quindi voglio dire, non certo la politica ci può dare una speranza. E quindi la speranza è questa, molto probabilmente, di andare un attimino a capire cosa sta succedendo sul piano spirituale. giorgiobongiovanni.it è il sito che vi invito caldamente ad andare a visionare. Vediamo se abbiamo delle ultime news in arrivo. Credo di no, vediamo meglio qui se
emerge qualcosa? Sì, ce n'è una e riguarda i Marò, quindi ci spostiamo in India. Il Ministero dell'Interno indiano ha avviato, in relazione alla vicenda dei Marò coinvolti nella morte di due pescatori indiani, una serie di consultazioni per identificare gli organismi di polizia controllati dal governo in grado di investigare vari tipi di reati in acque internazionali. Lo scrive l'agenzia di stampa PT, citando documenti in base ai quali questa iniziativa è volta a mettere fine alle incertezze su quale debba essere l'organismo indiano che presenterà i capi di imputazione per l'attore e Girone. E con questa notizia si conclude Ecomondo 2000 di oggi. Grazie per averci seguito. Linea che ritorna alla regia centrale a Rosario Moreno, che saluto e gli auguro anche la buona domenica. Tra parentesi, speriamo che sia buona con tutte queste notizie che ci arrivano, con questa instabilità internazionale c'è veramente da pensare. Pensiamoci, riflettiamo e seguiamo i canali corretti di informazione. Grazie ancora e buona giornata a tutti, da Massimo Bonella.